Alcune persone potrebbero dirti che sul letto di morte potresti pentirtene, ma... Un trucco per essere produttivo. Invece di perdere tempo cercando di metterti nella giusta mentalità per lavorare, inizia semplicemente a lavorare. Affronta il lavoro. Le persone pensano di avere bisogno delle condizioni perfette per iniziare, quando in realtà iniziare è già la condizione perfetta. Amo questa idea, perché se la pensi come me, sai che voglio sempre ottimizzare la quantità di lavoro che faccio in un dato lasso di tempo. In passato mi lasciavo affascinare da lunghe routine mattutine, rituali di integratori e altre distrazioni mentali, invece di concentrarmi sul lavoro vero e proprio. Ma quando, dopo 2 ore, non avevo ancora fatto nulla, ho capito che l'unico momento in cui la mia produttività aumenta veramente è quando inizio davvero a lavorare. Quindi iniziare è il miglior trucco che puoi usare per migliorare tutto ciò che fai. Perché quando inizi a lavorare, cominci ad entrare nel giusto mood per farlo. Tutto il resto è solo procrastinazione. Personalmente, quando devo affrontare un compito mentale impegnativo, mi ci vogliono solo 5 minuti di concentrazione per entrare nel vivo. Ma prima rimandavo all'infinito quei primi 5 minuti. Con il tempo ho ridotto sempre di più il lasso di tempo tra il momento in cui decidevo di iniziare e quando iniziavo veramente. Quando ho un'idea, inizio subito a lavorarci, altrimenti finisco per distrarmi. Hai mai sentito parlare dell'effetto Zeigarnik? L'effetto Zeigarnik nasce da uno studio fatto sui camerieri dei ristoranti. Sono incredibilmente bravi a ricordare gli ordini dei clienti, ma solo finché l'ordine è ancora aperto. Una volta chiuso l'ordine, dimenticano tutto. Il cervello non tollera le faccende in sospeso. È il motivo per cui le serie TV su Netflix hanno sempre cliffhanger, un finale sospeso, alla fine di ogni episodio. Non riesci a resistere e devi guardare il prossimo. Ci sono perfino romanzi che garantiscono l'assenza di cliffhanger. La gente detesta così tanto questa sensazione di incompletezza che diventa un punto di forza garantire una conclusione al termine. Interrompere a metà di una frase riduce lo sforzo mentale necessario per riprendere il discorso il giorno dopo e mantiene viva la curiosità. Che tu ne sia consapevole o no, hai sfruttato un principio psicologico molto potente. Ma tornando al tema del lavoro, un altro pensiero che adoro è questo: ci vuole solo lavoro, una quantità enorme di lavoro. Ogni volta che cerco di trovare una scorciatoia, mi rendo conto che non esistono. Il lavoro non si preoccupa di chi lo fa, vuole solo essere fatto. Mi piace una citazione di David Goggins in cui dice che non esistono scorciatoie per lui. Adoro questo concetto perché mi spinge a fare ciò che devo fare. E poi c'è la realizzazione che anche se tutti pensano che tu abbia fatto un buon lavoro, tu sai di poter fare di meglio. Questo mi impedisce di godermi il momento perché so che avrei potuto fare di più. Tuttavia, non mi sento mai pentito di aver lavorato sodo. Alcune persone potrebbero dire che sul letto di morte potresti pentirtene, ma io vivo ogni momento della mia giornata facendo ciò che voglio. Mi ricordo di un mio ex capo che mi disse che la felicità consiste nel vivere il maggior numero possibile di giorni buoni di seguito. Anche se odiavo quel lavoro, quel consiglio mi ha dato una sorta di mappa su come vivere. Per me, ogni giorno assomiglia agli altri, che sia il mio compleanno, un martedì qualsiasi o una domenica. Quando penso ai giorni che mi hanno dato soddisfazione, vedo un pattern. Ho lavorato sodo su qualcosa che ritenevo importante. Ho fatto esercizio fisico e ho passato del tempo con persone che mi piace avere intorno. Se faccio queste 3 cose, so che sarà stata una buona giornata. Moltissime persone vedono il lavoro come qualcosa di negativo, motivo per cui non lo comprenderanno mai. E la cosa che mi sorprende è che non si rendono nemmeno conto di quanto si stiano ingannando. Per avere successo, devi parlare la lingua delle persone di successo. Devi capire come parlano del lavoro e come ne parlano dietro le quinte. Vedono il lavoro come un'opportunità, un dovere o un piacere, mentre tu lo vedi come un fastidio. E se parli con persone che sono ossessionate dal lavoro, scoprirai che la maggior parte delle volte si stanno divertendo. Ecco perché lo fanno. Perché stanno facendo cose che valgono la pena di essere fatte. Per avere successo, devi fare cose che valgono la pena di essere fatte. Questo è tutto.